abbiamo iniziato già da qualche settimana la lunga estate leonessana. Oggi c'è il 40° anno di gemellaggio con il battaglione 11° reggimento di Civitavecchia. Siamo molto ma molto contenti di questa cosa. Questo gemellaggio è iniziato anni fa con il allora sindaco Giuseppe Forconi. Noi lo stiamo portando avanti da circa 30 anni, è una bella manifestazione, ci sono parecchie autorità, tante autorità, tra un po' ci sarà la parata militare, ci abbiamo diversi mezzi militari importanti, belli, e poi ci abbiamo tante bandiere italiane che peccato che vengono solo esposte in queste manifestazioni. E qualche volta, quest'anno neanche la esponiamo per la nazionale italiana. Il lavoro che fa l'undicesimo è un lavoro un po' particolare, no? Trasversale a qualsiasi tipo di forza armata. Cioè collegare le persone, collegare le forze armate è un lavoro un po' particolare che ti apre a chiunque. Io come sindaco di Civitavecchia sono onorato di essere qui oggi a testimoniare la vicinanza all'undicesimo e ovviamente quindi alla città di Leonessa. Per me è veramente un piacere essere qui. Una bellissima cerimonia per una cosa molto bella e molto importante. 40 anni fa il papà di questa ragazza ebbe questa felice intuizione, Giuseppe Forconi, il cavalier Forconi, di gemellare la nostra città con il battaglione che porta il nostro nome. Poteva sembrare un esercizio di stile, una di quelle tante cose che si fanno, in realtà in questi 40 anni siamo stati sempre accompagnati in tutte le manifestazioni importanti e anche in quelle di routine, quelle San Giuseppe, il 7 aprile eccetera, sempre dalla presenza dei militari e del nostro battaglione Leonessa. Questo, come dicevo prima, è stato non solo una presenza importante, una vicinanza, ma anche una lenta ma efficace lezione di educazione civica ai nostri figli. I figli di questa terra per 40 anni sono cresciuti con la vicinanza dell'esercito che li ha accompagnati nella processione del Santo Patrono e nel ricordare i martiri del 7 aprile, cioè in due elementi fondamentali della vita di questa città. Ecco, quindi la cerimonia è stata importante anche da questo punto di vista e per questo noi nel ricordo di questo quarantennale, nel ricordo di Giuseppe Forconi e nel sottolineare l'importanza di questo battaglione, di questo reggimento, intitoleremo a breve una piazza proprio al battaglione Leonessa. Vedendo questa bandiera direi che forse tutti noi dobbiamo iniziare ad appendere fuori dalla finestra la bandiera italiana e essere orgogliosi di questi colori. Vi aspettiamo a Leonessa per le prossime manifestazioni, da raduno dagli alpini, dal Palio del Velluto e poi per tutto l'agosto, per Montediglio e per tutto il resto dell'estate, per chiudere poi con la Sagra della Patata ad ottobre.